E dopo ben 5 intro non skippabili, cosa che odio nei videogiochi, vi do il benvenuto su Random Gameplay. Sono qui in compagnia di Riccardo che mi aiuterà a fare un'analisi tecnica sul gioco e sulla situazione, più sulla situazione. Tecnica no. E oggi vi vogliamo proporre un video, una pseudo recensione di Enemy Front. Che cos'è Enemy Front? Enemy Front è un FPS dalle belle promesse, ma dalla realizzazione scarna, scarsa, di merda, di cacca. Potrei continuare perché mi sono scordato che cazzo dovevo di dopo. Insomma, questo gioco si prospettava come una buona alternativa agli FPS più commerciali. Perché adesso iniziamo una nuova partita a difficoltà medio perché non voglio morire 50 volte nel video. Una buona alternativa agli FPS più commerciali perché si proponeva di dare un approccio più aperto ai livelli. Praticamente qui non saremo il classico soldato della Seconda Guerra Mondiale che combatte i nazisti, oramai insomma ci abbiamo fatto l'abitudine con i vari Call of Duty, dove saremo Salvate il soldato Ryan. dove praticamente potremo agire sia in cagiarona, insomma sparatorie, rambo e cose così, che in stealth. Quando ho sentito stealth, tipo, mi si è drizzato il coso, insomma. E, insomma, mi. Denominazione scientifica, organo genitale maschile. Sì, il cazzo in pratica. Ah, ho E capito. se notate i filmati che scattano e che si vedono pixelosi, non è il mio PC che sta andando a fuoco, sono proprio i filmati che sono stati codificati male e compressi male. Scattano su qualsiasi piattaforma. Quindi già un indice di qualità proprio perfetto. E il pupo qui presente ha appena speso 200 rotti euro per una brutta taglia, quindi insomma non è che è esattamente una scheda video di merda. Esatto, ecco, lo doveva dire. Abbasso un pochino l'audio. E insomma, questo qua si prospettava di essere un FPS che proponeva diversi approcci al giocatore e gli avrebbe dovuto garantire una libertà d'azione decente, va. Meno lineare rispetto ai canoni classici del genere. E invece no, cioè questa libertà c'è. Allora, partiamo con ordine. Il gioco è stato sviluppato in CryEngine 3, lo stesso che muove Crysis 3, per cui Che se non teoricamente. sbaglio è stato concesso a tutti gli sviluppatori del mondo, è stato tra virgolette il tempo fa liberalizzato, non so il termine corretto. Fondamentalmente chiunque può sviluppare un gioco in Unreal Engine 3 Unreal senza Engine, commerciare in Unreal Engine, sì, CryEngine. in CryEngine 3 Ma se non sbaglio è uscito su Steam, però come cioè affitto, in affitto, io. Se non sbaglio, se il gioco viene, cioè è perlomeno quello che ricordo che è successo tempo fa. Non so se mi sbaglio, ma se non viene ricevuto alcun compenso dallo sviluppatore del gioco che ha utilizzato il CryEngine, è liberamente utilizzabile senza pagare alcuna royalties alla Crytek. Se Infatti, non sbaglio. sì. Quindi è un È stato engine un che pochino si. liberalizzato e va bene. Sì, è perché la Crytek vuole rilanciare con la Unreal Engine, tutto qui. Sì, però con la differenza che la Real Engine è tipo molto più leggero, il CryEngine, insomma, un dandinello più pesante. Qui il CryEngine è stato sfruttato malino, nel senso che non ha le cioè non vedrete la stessa grafica presente in Crysis, però insomma si salva per gli effetti di luce che sono molto belli. Non vi sto a dire, io ovviamente sto parlando della versione PC che mi gira a 60 fps fissi durante la registrazione, però le versioni console scattano come se fosse, come non ci fosse un domani. Ruka, taglia al volo il video perché devo andare a fare una cosa. Ok. Scusate per l'inconveniente tecnico, ma Riccardo doveva andare a fare una cosa. Porte che sbattono. Chiude la porta semplicemente. Stavo dicendo, che cazzo stavo dicendo? Che su console il gioco scatta una Madonna. Su PC ovviamente mi gira a 60 fps fissi, per cui la cosa mi sta anche bene, giustamente. E non è stato sfruttato al massimo, però insomma si salva sugli effetti di luce, come ho detto prima. Praticamente noi dovremo impersoneremo questo giornalista, questo ex giornalista che si ritrova a combattere per i partigiani contro i tedeschi, contro i nazisti. Sulla carta avremmo dovuto avere libertà d'azione. Questa libertà d'azione alla fine si traduce in spara, 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 perché agire stealth su questo gioco è praticamente impossibile.
manca un prima di tutto manca un indicatore della visibilità, quindi non saprete mai se i nemici vi stanno vedendo oppure no, prima di tutto. Poi hanno sensitivi perché praticamente un cecchino vi può rilevare a chilometri di distanza, ma voi non avete rilevato il cecchino, magari non l'ha manco calcolato la CPU, ma il cecchino ha rilevato voi. Praticamente quindi agire di stealth è impossibile. Eh già. Fammi capire, in sostanza entrare in un'area ti rivela automaticamente a tutti i nemici come No, nei praticamente tu arrivi in FPS. un'area, non sanno che sei là, provi a fare un'uccisione stealth col coltello, perché c'è tanto, puoi pure spostare il cadavere, ed è una cosa che apprezzo, che non, tipo in Ghost Recon non si può. Puttanata. E puoi pure spostare il cadavere, però misteriosamente appena uccidi qualcuno tutti sanno che sei lì e iniziano a spararti addosso. Allora direte voi, l'approccio sparatutto almeno sarà soddisfacente, visto che comunque si traduce tutto in sparatoria. No. I nemici vi sparano addosso, hanno una bella mira, sì, però nel caso voi foste bloccati dietro un riparo in un angolino, vi basterà mettervi lì e camperare, perché vi verranno addosso tutti, correndo tutti verso nel vostro angolo di visuale, permettendovi di abbatterli facilmente. Lì appenosa, quindi Quindi classico è problema appenoso. dei giochi usciti recentemente. Sì, Problema ma io grosso generalmente dell'IA. non me ne faccio un grande problema dell'IA, alla fine, perché comunque sono pochissimi i giochi che hanno un'IA veramente decente. Il punto è che quando è così penosa, perché comunque non riesci a programmare delle routine, semplicemente tu stai dietro copertura, tu che c'hai il cecchino stai lontano, tu che c'hai il fucile a pompa ovviamente mi viene addosso, perché così, no, qualsiasi nemico ti verrà addosso, indipendentemente dal nemico, insomma. Ecco, adesso prendiamo una carabina, perché insomma, per gli spazi aperti è consigliabile. Per poi è un peccato perché le ambientazioni sono anche belle, pure ben fatte. Inoltre avremo libertà di scegliere quale obiettivo fare per primo. Cioè, nel senso che una volta avviato il gioco e avviata la prima sequenza, che è semplicemente uno spara spara, potremo decidere di svolgere un obiettivo prima di un altro, oppure fare delle scelte quasi morali, tipo, non so, salvare prima il prete dai nazisti, oppure piazzare la bomba alla chiesa dove sono barricati i nazisti, appunto, e fare caciara. Gli ambienti sono molto vasti, si può agire in diversi modi, sia all'interno degli edifici che correndo all'esterno come dei minchioni. È quello il punto, hanno fatto dei livelli molto 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 aperti e anche ben fatti, perché l'accuratezza storica c'è, gli ambienti sono quelli. È solo che se non c'è il gioco di base, insomma, degli ambienti me ne faccio ben poco. E qui si... L'ambientazione è solo un fattore che deve essere supportato da forse Dal gameplay deve essere sì, supportato. la grande triade dei videogame, di cui uno opzionale è trama, ambientazione, gameplay. Trama molto opzionale perché ovviamente i giochi possono essere tranquillamente molto lineari e divertire come gioco perditempo. Non deve essere per forza Esattamente. un gioco, come dire, sostenuto. Sono il primo che quando non avevo un cazzo da fare, accendevo il multiplayer di Call of Duty per passare mezz'ora così a fare turni a Ecco, ora se avete sentito è passato un camion, era un camion nazista. pericolosissimo il camion. Pieno di bombe. Ecco, ora vedete, come avete visto mi hanno beccato tutti, va bene. Vabbè, noi li facciamo fuori. Ho provato a giocare sto gioco col joypad per uccidermi le mani, però non era consigliabile, come in ogni FPS. Insomma, praticamente il discorso era questo. Questo gioco si era fatto pure attendere abbastanza perché... Dai pochi appassionati, va, perché in pochi conoscono l'esistenza di Enemy Front. E insomma, si pensava che fosse un gioco in grado di comunque di dare buona una freschezza al genere, e invece no, gli sviluppatori hanno voluto fare la cacata. Da qui passiamo al discorso che noi come canale non ci imponiamo sulle vostre opinioni, noi non siamo i classici, oh, ci sono troppi FPS in giro, meglio se esce qualche altro genere. Secondo me, magari anche BioShock Seco Borderlands. secondo appunto quello che volevo dire, secondo me, anche secondo il presidente Ricky, detto anche Zorro Rick Sanchez, Mori. non è il discorso ci sono troppi FPS, il discorso è ci sono troppi FPS di merda. Perché se fossero tutti sviluppati con la stessa cura di un BioShock, di un Borderlands, che vabbè, la Che hanno sfoggiamo anche loro i nell'RPG. loro difetti, ma diciamo che sono una Sì. spanna sopra la media. Sì. Se fossero semplicemente fatti bene, non ci sarebbe manco tutto sto grande astio verso il genere, va.
Il punto è che oramai gli sviluppatori ci hanno abituato a farci 3.000 aspettative, far salire l'hype alle stelle, per poi quando far uscire il gioco, quando fanno uscire il gioco si rivela tutt'altro. Vedi Battlefield 3, Battlefield 3, sono il primo che dice, che ha detto quando, prima dell'uscita di Battlefield 3, io proprio me luccicavano gli occhi perché vedevo questi campi di battaglia belli, vasti, jet che volavano Due nell'aria, carri stronzi armati. che hanno comprato al Day One, uno Sì, e due. esatto, Limited Edition tra l'altro. Limited, ti davano la limited al prezzo della normal. Sì, vabbè, Era la le classica magie di pacchetto. Zavvi, insomma. E praticamente, che cazzo vuole sto soldato di merda? E praticamente, ci avevamo hype per questo gioco. Poi alla fine si è rivelato una cacata pure quello, insomma. Oddio, come si è barricato quello dietro. Una cagata fino a un certo punto, certamente non è un brutto FPS. Il No, problema è che si è non è un brutto FPS uniformato. in multiplayer, la campagna fa schifo. Oggettivamente fa schifo, non è che a te Oggettivamente la piace, a me campagna. piace, no, fa schifo, fine. No, oggettivamente la campagna, anche se non è mai stata il punto forte di Battlefield, non è a livello di umorismo e divertimento dei Bad Company. Sì, Bad Company, sì. È una cosa che fece infuriare il nostro amico Tony. Ha detto. Ma che cazzo ne so, ti ho detto che questi sono so, cazzo ne so, iraniani, albanesi. Iraniani. È il nostro amico che ha partecipato a qualche video, magari se ve lo ricordate, non ve lo ricordate, cazzi vostri. Nonché esperto tecnico del nostro Lui mi ha gruppetto. consigliato la nuova scheda video, tra l'altro, e lo ringrazio perché ha delle prestazioni ottime per le mie aspettative. Ottimo rapporto qualità-prezzo, sì. E lui praticamente ci rimase di merda, sia lui che Grigio, quando alla DICE dichiararono che i Bad Company erano, rispetto a Battlefield 3, erano stati un esperimento. I Bad Company un esperimento rispetto a Battlefield 3. Ora, chi ha Hanno giocato venduto di tutti e tre i meno. titoli? Hanno venduto di meno perché sono un titolo un po' più di nicchia. Esattamente. Anche perché comunque uscì in periodo, quando uscì Bad Company, in periodo che era Modern Warfare, Black Ops, che cazzo era? Non mi ricordo. Mi sa Modern Warfare. Sì, che Guarda. COD 4 ha spaccato. Vabbè, COD Ha 4 era un bel spaccato. gioco alla fine, COD 2, però poi hanno voluto un pochino troppo tirare la corda. No, il problema è che poi ci sono stati vari altri COD che fondamentalmente come meccaniche non hanno saputo rinnovarsi. E COD Sì. 4 è stato veramente un gioco che ha portato tanto nel genere. No, non ha reinventato gli FPS, non No. diciamo cazzate, ha portato abbastanza nel genere. Era un gioco Sì. godibile e È abbastanza divertente, va. avvincente. Sì, Che poi io ti dico, divertente. io ho giocato. Io quando spalo merda su COD è perché li ho giocati, non è perché va di Ho moda smesso spalare merda di. sub. Io ammetto di aver smesso dopo Black Ops. Ma io ho finito pure Black Ops 2, se per questo. Campagna e non multiplayer. Il punto è che. Spiegami come far finire il multiplayer di Black Ops. Cioè, no, dico, ho giocato solo la campagna, il multiplayer alla fine è quello. Praticamente, cioè, dai COD non mi aspetto altro, però mi aspetto che. Prima o poi se ne escano con qualcosa di veramente nuovo. Difficile, perché tu Activision sei pronta a rischiare un introito sicuro nel nome del Sono morto. portare innovazione, bravissimo, sei un nabbo, nel portare innovazione nel genere. Sei disposto tu Activision? Tu sei una compagnia quotata in borsa che conta il fatturato è quello che convince gli azionisti a credere in te e quindi se gli azionisti Ma credono in guarda, il te fatto che hai io ho visto soldi. alle 3 video il filmato di Call of Duty Advanced Warfare e sembra che finalmente abbiano cambiato engine grafico, perché voglio ricordare che l'engine di Ghost non è il nuovo engine grafico, ma sembra lo stesso, solo un pochino più pompato e fatto alla cazzo. Oddio, ecco un soldato che mi viene addosso, come mi Anche viene. perché non tanto per le critiche random, sapete perfettamente che a noi della grafica importa fino a un certo punto, Relativamente poco, sì. tant'è che abbiamo sponsorizzato il nostro canale titoli come Dust, Castle Crasher, che È certamente rimorto. non... Bravissimo. Devo E trovare una copertura. non sono questi capolavori grafici, ma su un titolo come COD, fondamentalmente l'attenzione al fotorealismo sarebbe importante, nonché Sì. uno dei focus principali degli sviluppatori. Fotorealismo che è rimasto qualche anno indietro, Potrebbe lì inesistente più che altro. è abbastanza inesistente. In un gioco come COD, io acquirente pretendo che ci sia un certo grado di Aspetta un fotorealismo, attimo, devo visto che staccare.
Scusate, il cane, ragazzi. il cane cattivo ha interrotto il nostro discorso molto The Black intelligente. Dog, The Black Dog. The Vedi, parlando Black. dei code, insomma, è normale che arrivano i cani, va? I cani, eh. E ma quindi. non, sinceramente non mi metto nemmeno nel discorso perché non Guardate la ho fantastica IA di questi soldati che mi vengono a trovare addirittura dietro e l'angolo. riesce a morire anche Sì, così. è fatto, esattamente. C'è beccato, porca puttana, sei un corvo del malaugurio. Vedete sto video che io che muoio 50 volte. No, praticamente il nostro discorso alla fine era quello di non fatevi troppe aspettative su qualsiasi cosa, non ve le fate assolutamente perché da come ci hanno abituato gli sviluppatori ultimamente, insomma, non A meno che non conviene. siete dei fagot come sottoscritto che ancora stanno lì con gli occhi così. Lui ci hanno fatto vedere quattro fotogrammi di Mass Effect 4. Vabbè, Come Mass cazzo Effect si alla chiama? fine va c'è una buona IP, quindi è difficile, che è proprio difficile che deluda. Mass Effect 3, insomma, ha deluso i fan solo sul finale, ma non sul gioco. È passato dal lato oscuro della forza. Sviluppava titoli su Star Wars. Insomma, è passata al lato oscuro della EA. Ho paura tanta perché, allora, non ho paura tanto dell'effetto Mass Effect 3 perché è un gioco spettacolare, non date retta, il finale adesso con l'estendicata è abbastanza sistemato, certo non ha stesso, non, a livello di storia è superiore al 2, ma a livello di gameplay, come per la tipologia di gioco, il passaggio da un'impronta più gioco di ruolistica, oppure un'impronta più ruolistica, un'impronta più action, è perfettamente consona all'ambientazione. Lo stesso non Esattamente. si può dire di Dragon Age 2. Su Dragon Age 2 Esatto. hanno fatto un. L'ho provato, comunque, giusto per capire di cosa si parlava. Anche se io sto recuperando adesso i Dragon Dragon Age. Age 2 l'hanno smigliato alla fine, quindi. L'ho provato e non. No, l'approccio action non funziona in quel caso. Dovevano No. rimanere sull'approccio più Adesso Grigio ruolistico. si offende perché a lui Dragon Age 2 piace. Non ho detto. Allora, quello che No, ho lo già so, detto. ma lo Quello. sa pure lui, so io che sto Non scherzando, è. quindi. Non è un brutto gioco, il problema è con il primo, se fai il secondo di quel tipo, sfiguri. Sfiguri Esattamente. Ora abbastanza. voglio vedere come esce Dragon Age Inquisition più che altro. Che Mi è non parso un ho ben misto tra il capito. primo e il secondo. Il Non ho battle ben system è un misto. capito. Non ho ben capito perché lore wise, traduzione. Seguendo la trama, il filologico della trama, Inquisition dovrebbe essere un prequel. Perché. Non ne ho idea di trama, non l'ho capito, Piccolo sincero. spoiler al volo, da quanto ho capito l'Inquisizione, saltate il pezzo di video se non volete sentirlo, l'Inquisizione era quello che esisteva prima dell'ordinamento dei Templari della Chiesa Esattamente. e dall'Inquisizione sono derivati i Templari e l'altro ordine che controlla i Templari, che non mi ricordo come cazzo si chiami, anche perché sono ancora agli inizi con Dragon Age, bellissimo gioco, Dragon Age Origins che consiglio a tutti. Soprattutto gli amanti di giochi di ruolo E se avete occidentali. D&D e i saldi di Steam, compratevi l'Ultimate Edition. Insomma, c'avete tutti i DLC e tutti i cazzi, quindi. Anche se i DLC si traducono solo in. Non sono granché, sono missioni secondarie. Ma tutto fa Sì, brodo. tutto fa brodo. Aumenta la longevità complessiva, insomma. Altri due discorsi volevo E in una tirare fuori. generazione come questa, dove i giochi durano scarso 6-7 ore, insomma, la longevità è uno dei fattori più apprezzabili in un gioco. No, ma anche per la qualità grafica, le meccaniche di Battle System, la plasticità con cui si può buildare un eventuale PG. Alla fine, seguendo alcuni percorsi, è possibile fare praticamente un mago che diventa un melee DPS. Esattamente. Ed è qualcosa di fantastico. Prendi due set di armi, un elfo che. Si prende l'armatura pesante, prende, casta col bastone le magie a distanza, poi a un certo punto tira fuori la spada e comincia a menare come un dannato. Ed è abbastanza gratificante. Sì, ma se non sbaglio si basa sul coso, Dragon Age si basa sul sistema di Dungeons and Dragons. Esattamente, i calcoli sono identici, è leggermente semplificato, ma comunque, per esempio, se infliggi uno status alterato di congelamento ad un bersaglio, ci sono le prove di forza, quindi ci sono i tiri dei dadi, ovviamente fatti in maniera informatica, Sì, molto ludica più che altro, sì, videoludica. molto più semplificato rispetto ai titoli del passato come Neverwinter, Baldur's Knights Gate, e tipo, insomma. Baldur's Gate, sempre BioWare si No, parla. tra l'altro io vorrei dire una cosa su Dark Souls. Io non sono un hater di Dark Souls e manco mi importa più di tanto perché è un titolo che sinceramente non mi attira più di tanto. Però ci ho giocato, ho visto sia gameplay che ci ho giocato. E il battle system è una cazzatissima. Si tratta di sparare, si tratta di schivare, parare e attaccare.
con qualsiasi nemico. Con qualsiasi nemico. Sicuramente ti attirerai un'orda di hater che non finisce più. Lo so. Cioè, ovviamente comunque... non è limitato solo a quello, però comunque quelle sono le basi del Battle Sim. Io non l'ho trovato tutta sta difficoltà. L'ho trovato frustrante perché è punitivo nel caso di morte, però non è difficile come gioco. Per cui tutti io dico a tutti sti bimbetti, non dico ai fanboy, ai dico ai bimbetti che ci giocano, che pensano che sia il gioco più difficile del mondo, giocate che Baldur's Gate, per favore, e poi magari mi saprete dire. Titolo anche relativamente più profondo a livello di trama, ma da Dark Souls non si Dark Souls non... ha una bella, cioè una bella trama, però non ha una narrativa, nel senso che la trama te la devi scoprire da te, non è che ma Dark Souls non si prospettava, non era il suo scopo. Sì, no, lo so, sì, non sì, era ovviamente, il suo scopo. Sì. Il suo scopo era... Mentre, ragazzi, non sto dicendo che non è un bel titolo, sto dicendo che semplicemente ha una difficoltà sopravvalutata rispetto a quello che si pensa, per me, poi... De Gustibus. Torniamo su Enemy, comunque... su Enemy Front. Come potete vedere, gli ambienti sono anche piuttosto curati, ma la realizzazione tecnica lascia un pochino a desiderare. Gli effetti di luce mi sono fatti bene, come ho detto già altre tre volte prima. E ragazzi, questo è il gioco. Ambienti molto vasti che avrebbero dovuto sulla carta offrire una libertà d'approccio elevata, ma che si traduce in soldati che si buggano in giro, che vi vengono addosso sparando. E niente, questo è il gioco. Noi questo è quello che pensavamo rispetto al mercato degli FPS, rispetto alle aspettative. Rica, vuoi dire qualcosa? Morto Riccardo. Due parole. Il periodo degli FPS sta finendo. Perché voi ci crediate sta iniziando quello dei MOBA, il mio genere preferito. No, non nemmeno quello dei MOBA, ti dirò. Il vero periodo ora aspetta. Meow. Ok, è passato il camion, quindi. Ok, il vero periodo che sta nascendo sono gli indie, dalla parola indie che sta venendo brutalmente stuprata, e lasciate in un angolino, e pubblicazioni di merda che si spacciano per indie innovativi e che la gente compra perché cazzo fighi gli indie. Riconoscete pubblicazioni geniali da parte di un nuovo sviluppatore piuttosto che giochi rilasciati anche parzialmente copiati, con la grafica pixellosa per sembrare innovativi quando in realtà non lo sono. Alla Minecraft. E sono rimorto. Minecraft all'epoca era innovativo. Il problema sono sì, i cloni di Minecraft. I cloni. Ma sai quando i cloni sono usciti, tipo delle mod di DayZ con i survival con gli zombie e cose così? Basta. Potete notare in questo momento i checkpoint piazzati alla cazzo di cane. Sono morto, mi sono ritrovato all'inizio del livello. Sembra giusto. Perché... discorso delle epoche, quando noi abbiamo iniziato classe 89-91, io sono del 91, Ruka è dell'89-90, no, sono del 90. Comunque più o meno quegli anni lì c'era il boom dei platform. Ditemi sì. Un gioco che non era un platform. Quindi ragazzi, se tipo uno e... che, se tipo un ragazzino di adesso che ha conosciuto i giochi con l'attuale gen, come con la PS2 magari un pochino più vecchio, provasse il primo Rayman, tipo vedi che volano bestemmioni da tutte le parti. Primo Rayman è tra i titoli più difficili. Non vi fate mai colpire dall'effetto nostalgia. I giochi della nostra generazione non erano esenti da difetti. Noi eravamo semplici e quindi accettavamo di buon grado cose che adesso non accetteremmo. Per esempio, tanti. Il primo Pokémon è un Pokémon rosso e blu, un capolavoro. No. È il gioco peggiore della serie. Analizzando fisicamente il gioco, trama scarsa. Sì. Tra inesistente, poche città, alla fine della fiera. Niente, è un po' quello che è successo andando su X. Però aspetta, una cosa si salva rispetto agli ultimi XY. La grotta dove catturavi Mewtwo era un cazzo di labirinto. Quello sì. È un po' che però comunque alla fine i leggendari vengono forniti questa spiegazione. Tiè, sti tre uccelli fortissimi, basta. Nei giochi successivi è stata introdotta la leggenda dietro a... era più interessante. Sì. Cosa che è successa ritornando a XY ed è una cosa che non mi è piaciuta di XY, nonostante ho trovato i due bei giochi. Esatto. Oltre a questo, giochi che promettevano tanto e hanno portato niente. Sviluppatori, smettetela di pompare di hype i giochi per poi... rilasciare schifezze. No, rilasciare non necessariamente schifezze. Giochi che non rispettano le aspettative. Watch Dogs, Dragon Age 2, L.L. Noir. Nonostante L.L. Noir lui io lo abbia amato, ma è rimorto. E che cazzo? È molto di nicchia. Smettetela. A questo punto non diteci un cazzo. Presentateci il gioco così com'è. Preferisco. Capisco che la pubblicità vi porta soldi e non ve ne frega niente che il gioco abbia 7 su tutte le 8 su tutte le riviste. Ma l'importante è cash.
una cosa che posso dire del passato, e mi metto a fare il nostalgico. Violini, prego. So che il montaggio mi metterai. No, mi metterai i violini nel montaggio, lo so. Ok. Ti metto la sigla di Super Quark. Va bene. Una volta, perlomeno, credo che lo scopo fosse innovare e intrattenere. Ora che noi speravamo da bimbi che il nostro passatempo diventasse più diffuso. Sì. Non so quanto è stato buono questa cosa. Sì, perché purtroppo è diventato, sì, è più facile conoscere. Io tipo mi ricordo che quando ero piccolo volevo, desideravo, c'era il canale, c'era un canale Sky che io, non avendo Sky, vedevo da mio amico, che si chiama Games Network, che parlava quasi esclusivamente di videogiochi. E io da piccolo desideravo appunto che in televisione si parlasse di più di videogiochi. Invece adesso Gamerland su Mediaset, e quindi insomma lasciamo perdere. Ma al di là di tutto si parla di videogiochi in una maniera sbagliata, nella maniera, sì, di accontentare il più vasto pubblico possibile, quando in realtà doveva essere un qualcosa che comunque rimaneva tra virgolette artistico di nicchia, ed è diventato più o meno, ragazzi, come Razzle Adventure è un gioco che può accontentare sia casual che hardcore gamer. Vai a morire ammazzato. Due denominazioni che non sopporto, casual e hardcore, esatto, gamer. Ma già il fatto di etichettarsi è sbagliato. Comunque la stiamo tirando un po' troppo sulle lunghe, e io sto morendo un po' troppe volte per i miei gusti. E il gioco non è facilissimo. Poi conta che c'hanno la aimbot e te sparano attraverso le pareti. Vedi, c'è una finestra chiusa, ma arrivano i colpi pur non distruggendo il vetro. E tra l'altro l'interazione, una cosa che non ho detto ancora, l'interazione con l'ambiente è un po' una ciofeca, perché ci stanno i decal dei proiettili sulle pareti, ma se tipo spari una lampada, la lampada non ti spacca. Quindi, insomma, capirai che grande Splinter Cell Fag. Vabbè, è l'abitudine. Cazzo, mi spara, dove si mette qua? Comunque ragazzi, questo era il discorso, non fatevi troppe aspettative se non per i titoli che veramente aspettate. Di cui generalmente siete fanboy, tra virgolette, non in senso negativo. Io pure io sono fanboy. Ammetto di essere gay per Mass Effect, quindi. Giustamente. Poi nel prossimo riassunto random taglierò la parte per Mass Effect, lo so. Ma vai a fare in culo, io linkerò il video in questione. E niente, questo era il discorso. Vi ringraziamo per la visione, vi ringraziamo per essere sopravvissuti alla visione di un gioco così generico e fatto male come questo, alle nostre chiacchiere a volte buttate a vuoto, a volte sensate. E vi rimandiamo al prossimo video su Random Gameplay, che sarà su un titolo abbastanza mainstream, però non vi spoileriamo quale. Ciao ciao.